Nuova puntata di Oltre l'Orizzonte. Innanzitutto do il benvenuto al giornalista Dario Fertiglio. Dario, come stai? Molto bene, anche tu Roberto, tutto bene. Perfetto. Allora, l'argomento di questa nuova puntata di Oltre l'Orizzonte, qual è a te l'onere e l'onore di dirla? Argomento scottante, i matrimoni gay, e a te invece l'onere di pormi una censura, cosa che spero non mi porrai perché non me l'hai mai posta, però io sono qui, pronto. Matrimonio gay, abbiamo letto sui quotidiani giorni fa che in Irlanda hanno approvato la legge per il matrimonio gay, anche qui in Italia si parla di più che di matrimoni, di unioni civili, anche per non scontentare nessuno. Ecco, è molto strano che un paese come l'Irlanda, ben più cattolico del nostro, abbia approvato una legge che potrebbe essere modernissima. A mio avviso. Sì, lo spirito, tu dici giustamente, lo spirito della modernità, lo spirito del tempo, sembra che soffi in quella direzione. Chi non è d'accordo sui matrimoni gay può dare l'impressione di essere un passatista, un conservatore. Un retrogrado. Invece tu che opinione hai di questi matrimoni? Io ti dico questo, il matrimonio si sa che come origine e come sua identità è un matrimonio tra un uomo e una donna. E una donna, sì. Ecco, questo mi sembra una cosa da ricordare, come del resto la nostra Costituzione italiana stabilisce, il matrimonio è un matrimonio naturale, una coppia naturale è formata da un uomo e una donna che si mettono insieme allo scopo di non solo di amarsi ma anche di procreare un futuro e certo. Procreare. Questo mi sembra il minimo che si possa dire. Poi naturalmente ci sono tante altre possibilità, tante altre scelte personali, identità sessuali, scelte di vita e quindi dobbiamo sicuramente rispettare anche queste. Trovo che sia sbagliato l'idea di un referendum che anche qualcuno in Italia vorrebbe proporre, perché questa cosa può essere meglio trattata attraverso una legge che non drammatizzi lo scontro di religione, lo scontro qualcuno dice anche di civiltà. Certo. Ecco. A questo punto però rimane il problema di come agire. Anzitutto permettimi una piccola osservazione e mi vorrei certo. Rifare al più grande papa teologo per me degli ultimi 100 anni, e cioè a Papa Ratzinger, uh-huh. Il quale faceva notare questa piccola cosa che io rimando ai nostri ascoltatori e spettatori. Ma come si può essere a favore della natura, della ecologia del nostro pianeta, l'esaltazione della diversità, e poi invece rinchiudersi nell'esaltazione dell'uguale? Il matrimonio tra omosessuali, l'unione tra omosessuali è un matrimonio tra uguali, tra persone dello stesso sesso, che a mio giudizio non aprono la loro visione all'altro, cioè all'identità altra, che è il massimo per noi umani, è l'identità dell'altro sesso. Questa è una domanda che pongo, non è quindi una risposta, semplicemente la giro ai nostri ascoltatori e spettatori che se vorranno potranno dare la risposta. Ma torniamo al punto essenziale, cioè quello, chiamiamolo così, politico e giuridico, del che cosa fare. Allora, ci sono quelli che dicono che accettare la unione civile tra persone dello stesso sesso, ma anche di sesso diverso, senza chiamarlo matrimonio, vorrebbe dire automaticamente che poi, per una sentenza della Corte internazionale dei diritti dell'uomo, finirebbe per prevedere anche l'adozione dei bambini. Questo naturalmente mi suscita una grande perplessità, perché il bambino è una persona, è una vita che non deve dipendere dall'egoismo di chi lo vuole, deve essere il risultato di un atto di amore tra una coppia naturale. Quindi la protezione del bambino, in un periodo in cui il bambino viene sottoposto a tante pressioni, repressioni e anche delitti purtroppo, mi sembra un fatto essenziale. Allora io direi questo, il matrimonio deve essere difeso, il matrimonio naturale, quello che la nostra Costituzione prevede, in tutti i modi, e deve essere soltanto quello il vero matrimonio. Quindi tutte le provvidenze dello Stato, tutte le provvidenze pubbliche, come per esempio gli assegni familiari, come il diritto di adottare, come gli sgravi fiscali, anche per quelli che non hanno, per gli incapienti, per quelli che non hanno un reddito, questo deve essere rivolto alla famiglia naturale, che deve avere anche il diritto di prelazione per gli alloggi pubblici. Poi
tutte le altre unioni, laicamente, devono essere sicuramente libere e anche, se necessario, riconosciute e regolamentate. Ma queste unioni civili di cui si parla non devono riguardare soltanto gli omosessuali, ma devono riguardare anche altri tipi di famiglie che liberamente si possono costituire. Per esempio, potrebbe esserci il caso di una famiglia allargata, certo, le vecchie comuni, no? Ci si mette insieme in 5, in 7 e si costituisce una famiglia. Ci potrebbe essere la famiglia persino a tempo, una famiglia che stabilisce di costituirsi per un arco di tempo limitato, per un periodo limitato, ed è comunque una unione civile riconoscibile. Uh-huh. E poi ci sarebbe il problema della poligamia, che come sappiamo è presente non soltanto nella cultura islamica, ma anche in quella dei mormoni, certo, nell'ambito dei cristiani, quindi anche questo è una famiglia. Allora, se queste famiglie, per quanto strane per noi, insolite, sicuramente anche un po' imprevedibili, se non costituiscono reato, se non commettono nulla di male dal punto di vista del codice penale, possono senz'altro essere riconosciute e avere i loro diritti, che sono quelli di assistenza negli ospedali, nel caso appunto di cui uno dei membri sia ammalato, di rappresentanza, di qualsiasi altra cosa, compresa magari anche il nome di famiglia, che possano loro richiedere. Purché, ecco, io proporrei stabilire questo limite, non ci siano oneri per lo Stato. Certo. Cioè, lo Stato stabilisce che il denaro pubblico va alla famiglia naturale, perché la famiglia naturale consente la procreazione, il rinnovamento demografico e anche la coesione sociale. Tutte le altre coppie possono essere riconosciute come unioni civili, avere i loro diritti, purché lo Stato non debba rimetterci di tasca sua. Ok, noi dobbiamo concludere il nostro spazio con Oltre l'Orizzonte. C'è grande voglia anche di matrimoni, ma per alcuni non è così. Dicono che il matrimonio è la tomba dell'amore. No, io credo giusto che… Per stemperare un po' anche il discorso serio questo, che abbiamo fatto. Roberto, tu sì, e io siamo scapoli, quindi una scelta preliminare l'abbiamo fatta. Però sì, attenzione, noi non escludiamo nulla nel nostro futuro, perché il matrimonio, sono convinto che per te come per me sia una bella prospettiva, diciamo almeno da accarezzare. Quindi lo difendiamo. Quindi lo difendiamo come tutte le idee degli ascoltatori. Allora, di la tua su libertates.com, naturalmente chi non fosse d'accordo o anche chi fosse d'accordo può scriverci, giusto? Certamente, certamente, deve farlo, ci teniamo molto, no? Alla prossima, Dario, grazie. A voi tutti, ciao.